Gentili telespettatori, ben trovati a questa edizione giornaliera del nostro telegiornale Fuga dalla guerra a piedi per 24 ore. La protezione civile cerca strutture, manca una convenzione per il nuovo centro vaccinale. Il servizio di Andrea D'Aurelio. Manca la convenzione tra ASL ed ARAP per l'immobile situato nella zona industriale per il centro vaccinale dell'Incoronata, ora adibito anche ad hub per l'accoglienza dei rifugiati ucraini. Non si esclude al momento un'ulteriore proroga di qualche giorno. Tutto dipenderà dalla trafila burocratica per la messa in funzione del locale individuato, oggetto già di sopralluogo nei giorni scorsi. Le condizioni per adibirlo al centro vaccinale ci sono, ora si dovrà verificare se la struttura è idonea anche per la registrazione degli ucraini, fanno sapere gli addetti lavori. Per l'assessore comunale Attilio D'Andrea, al momento non è in animo una nuova proroga per il Palasport Serafini, nel senso che si resta in attesa degli atti formali tra l'azienda sanitaria e l'agenzia regionale. Fatto sta che indicazioni precise non sono ancora arrivate agli operatori e la scadenza della convenzione è fissata per il prossimo 31 marzo. Con il fiato sospeso restano anche le associazioni sportive che da tempo hanno chiesto un piano B per tornare ad allenarsi in pianta stabile. In questo momento ci stiamo occupando di censire i rifugiati e porre le basi per gestire l'ondata migratoria, fermo restando che ci siamo anche adoperati per trovare un altro locale, continua D'Andrea, soddisfatto per la buona risposta da parte della popolazione. Al centro vaccinale vanno avanti le procedure di registrazione dei profughi. Ieri sono arrivati altri 5 per un totale di 20 presenti sul territorio peligno, tra cui un giovane che per scampare alla guerra è stato costretto a mettersi in cammino per 24 ore a piedi, un giorno intero per arrivare a confine e riuscire a mettersi in viaggio verso l'Italia. Ora si è ricongiunto al nonno che risiede in Valle Subequana. Intanto la protezione civile regionale ha diramato l'avviso per la manifestazione di disponibilità delle strutture ricettive site nel territorio abruzzese per l'accoglienza della popolazione sfollata. Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria disponibilità esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica emergenza@regione.abruzzo.it entro e non oltre le ore 24 del 20 marzo 2022. Il bando è disponibile sul sito istituzionale della regione. Divorata nel recinto, Segugi a cena con una cagna. La scena raccapricciante è avvenuta dinanzi ad una donna. Vediamo. Una cagna sbranata dai cani da caccia. La scena raccapricciante si è presentata sotto gli occhi di una donna residente sul territorio peligno che l'altro giorno si trovava a passare sulla statale 17 a Sulmona mentre si consumava la cena con tanto di virgolette nel recinto. Sei cani da caccia Segugi, di cui 5 con microchip, probabilmente per fame, avevano divorato una cagna fino a ridurla all'osso. L'esemplare non era più riconoscibile dalla testa alle parti interne fino alla zampa. Una scena drammatica, difficile anche da raccontare, che sicuramente non può passare inosservata, interviene la donna. Sembrerebbe che il proprietario non poteva occuparsi temporaneamente dei cani poiché degente in ospedale. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei carabinieri forestali e del servizio veterinario della ASL per gli accertamenti del caso. Sulla vicenda si sta muovendo anche l'associazione Noeta, che chiederà riscontri specifici al riguardo. Si costituirà parte civile in un eventuale procedimento. Raffica di furti per oltre 20.000 euro, il ladro dei furgoni fa incetta di attrezzi. Avrebbe rubato attrezzi e materiali vari per un bottino complessivo approssimativo di almeno 20.000 euro. Il ladro del furgone ha seminato preoccupazione negli ultimi giorni in città e nei centri limitrofi, perpetrando almeno 6 furti in una notte, tutti eseguiti con disinvoltura e quasi con destrezza. A denunciare il caso è uno degli imprenditori colpiti, che ha postato anche le immagini del circuito di videosorveglianza, chiedendo la collaborazione agli utenti dei social per risalire all'identità del malvivente. Immagine ovviamente al vaglio della polizia che si sta occupando del caso. L'autore del furto sarebbe sceso a bordo della propria auto per forzare la serratura del furgone di proprietà di GS Sciarra, verosimilmente con un giravite a taglio. In pochi secondi avrebbe asportato diversi attrezzi, dagli avvitatori ai fresini, per un valore complessivo di circa 4.000 euro, solo per citare una parte della refurtiva asportata. Lo stesso manuale avrebbe applicato nei confronti di altri imprenditori per un totale di 5-6 furti messi a segno negli ultimi giorni tra Sulmona e Pettorano sul Gizio. Per questo gli operatori del settore si sono rivolti alle forze dell'ordine affinché si svolgano tutte le indagini del caso per risalire al soggetto in questione.
Tentò la rapina sul ponte un giovane sulmonese prosciolto perché incapace di intendere. L'accusa era di quelle pesanti, tentata rapina, ma l'imputato non era capace di intendere e volere a momento dei fatti. Per questo, per un 45enne di Sulmona, DC, le sue iniziali, è arrivata l'altro giorno la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dal giudice per le udienze preliminari, Marta Sarnelli. I fatti sono avvenuti il 2 giugno 2016 sul ponte Capograssi. Il 45enne aveva tentato di strappare la borsa a una donna, che in quel momento transitava sul ponte assieme a una bambina e una congiunta. Non riuscendo nel suo intento, l'uomo fuggì improvvisamente, ma fu inseguito da un agente di polizia in servizio nella sottosezione della polizia autostradale di Prato La Peligna, che si trovava a passare in quel momento da quelle parti. Il sulmonese, che si era dileguato utilizzando la scalinata del ponte, venne ritrovato di lì a poco in via Circonvallazione Orientale dai due militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sulmona. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale confermarono l'identità dello scippatore, che fu denunciato per il reato di tentato furto aggravato. Imputazione poi modificata e trasformata in tentata rapina. Il giovane, già all'epoca, appariva in stato confusionale. 4 anni più tardi, nel giugno 2020, diede in escandescenza proprio nel corso dell'udienza, tanto da far scattare le cure ospedaliere. Alla fine la perizia di Paolo Pomero ha permesso di accertare che al momento dei fatti l'uomo non era capace né di intendere né di volere, per questo è stato prosciolto dal GUP. E ci spostiamo per un attimo nel capoluogo. Sono stati consegnati questa mattina alla presenza del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e dell'assessore con delega ai servizi cimiteriali Fabrizio Taranta i lavori per l'ampliamento del cimitero di Filetto. Le opere, per un importo di 242.000 euro, consisteranno nell'allargamento dell'area cimiteriale, nella realizzazione di un parcheggio, di un nuovo muro di cinta del campo di inumazione, oltre la predisposizione di zone per cappelle private e loculari. 6 mesi la durata degli interventi. Un'iniziativa attesa dalla comunità locale sin dagli anni 90 e a cui nessuna amministrazione prima d'ora è riuscita a fornire una risposta concreta. Con la consegna ed il successivo avvio dei lavori viene posta la parola fine a quasi 30 anni di ingiustificati ritardi per dotare anche questa frazione di spazi adeguati per la cura della memoria e del ricordo dei defunti, hanno affermato il sindaco Biondi e l'assessore. Mentre sempre all'Aquila, martedì, domani 15 marzo, l'assessore regionale allo sport Liris terrà una conferenza stampa alle 12.30 circa il progetto Casa di Roio Poggio, dove sono ospitate le squadre nazionali di ciclismo dell'Ucraina Juniores e Under 23 maschile e femminile arrivate in Italia giovedì scorso. L'Iris, insieme al sindaco Biondi e ai vertici della Federazione Ciclistica Italiana regionali e nazionali, incontrerà i giornalisti nazionali e locali al rientro delle squadre dall'allenamento su strada. E piste ancora in ottime condizioni sulla montagna aquilana, con tanta neve naturale che dovrebbe mantenersi almeno fino a Pasqua, a metà del prossimo mese. Anche ieri il Gran Sasso è stato preso d'assalto, con circa 2.000 presenze nella stazione sciistica di Campo Imperatore. Numeri che si confermano nei weekend, ormai dall'8 dicembre scorso, in particolare nelle giornate di sole. Una stagione bianca da incorniciare che dovrebbe arrivare fino a Pasqua. Intanto, entro il mese di marzo, si attende la gara di appalto per i lavori di ristrutturazione dello storico albergo. Il progetto di 3,8 milioni per la ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore è stato presentato lo scorso ottobre. Inizialmente l'apertura del cantiere era stata annunciata per la primavera del 2022, ma si sta ancora aspettando il bando di gara per l'affidamento dei lavori, previsto a fine novembre. Il restauro dello storico albergo dovrebbe concludersi nell'arco di 540 giorni e prevede il miglioramento antisismico, il rifacimento di tutta la parte impiantistica e la realizzazione di nuovi ambienti e servizi, tra cui un centro benessere attiguo alla piscina. A maggio si fermerà la funivia di Fonte Cerreto per un intervento di riqualificazione da 900.000 euro inserito nel fondo complementare del PNRR.
Addio a Gregorio Rotolo, un'icona della pastorizia abruzzese. La valle si inchina dinanzi l'ultimo pastore. A causa di un male incurabile, morto all'età di 62 anni, Gregorio Rotolo, autentica icona della pastorizia abruzzese, maestro nella produzione dei formaggi. Dalla sua azienda di Scanno, in mezzo secolo, è riuscito a far conoscere e veicolare gli straordinari formaggi che produceva. Famoso, molto apprezzato, il suo formaggio gregoriano. Mi addolora la scomparsa di Gregorio Rotolo, a cui un brutto male non ha lasciato scampo, ha affermato l'assessore alle aree interne Guido Liris, che ricorda il suo impegno nella tutela, nella salvaguardia della montagna abruzzese, della biodiversità, in una vita spesa nella difesa del territorio. Non solo Liris, ma in tanti lo hanno ricordato in queste ore. Si sono quasi inchinati, nel vero senso della parola, all'ultimo pastore. Come amava presentarsi, Rotolo trasformava in formaggi quello che gli offriva ogni giorno il creato. Grazie alla sua perseveranza, un impegno costante iniziato da ragazzino, è riuscito a far conoscere l'Abruzzo ben oltre i confini regionali. Apprezzati dagli intenditori, ma anche da un pubblico di semplici appassionati, i suoi formaggi erano finiti nelle cucine dell'alta ristorazione, esaltati dai grandi chef, rivelandosi ambasciatori della terra d'Abruzzo più di tante campagne promozionali. Messo a dimora nella villa di Via Sardi l'albero in ricordo del volontario Giuseppe Pergola. Dallo scorso sabato la villetta comunale di Via Sardi ha un albero in più e presto, con i suoi fiori rigogliosi, regalerà all'aria verde un tocco di colore. E questo è l'omaggio dell'Associazione Volontari Sulmona a socio Giuseppe Pergola, scomparso recentemente. Una breve e commossa cerimonia alla quale, insieme ai tanti amici e familiari e ai soci dell'associazione, hanno partecipato il parroco Don Lorenzo e il vice sindaco Franco Casciani, a nome dell'amministrazione comunale, la Croce Rossa e il gruppo ANA. L'impegno dell'associazione sarà quello di continuare a tenere vivo il ricordo di Pergola attraverso iniziative che lui amava intraprendere per la tutela dell'ambiente e la cura delle aree verdi cittadine. Il presidente dell'associazione, Jessica Tessicini, in sinergia con l'amministrazione comunale, presenterà a breve un ambizioso progetto da condividere anche con le altre associazioni di cui Pergola ha fatto parte. Era uno di noi, uno dei volontari della città di Sulmona. Lui era dedito al sociale, ai bambini, perché lui è il promotore della famosa pinzetta e con questa pinzetta ha coinvolto tutti i bambini nella giornata al parco fluviale. È dedito alla protezione civile, alla Croce Rossa, e quindi oggi siamo qui per lui, per dedicargli questo albero insieme a tutte le associazioni di cui faceva parte, ed è un modo per unire tutte le associazioni di volontariato del territorio. È stato ed è soprattutto un punto di riferimento per tutte le associazioni e soprattutto per il suo impegno, perché era costantemente impegnato in tante iniziative, aveva tanti progetti e speriamo di portare avanti almeno uno dei suoi progetti, che era quello di coinvolgere i bambini in queste giornate di sostenibilità della città. Diciamo che l'amministrazione ha voluto partecipare, ha voluto raccogliere l'invito fatto dall'Associazione dei Volontari in commemorazione di questa persona che io personalmente non ho avuto il piacere di conoscere in vita, ma che tutti quanti mi hanno rivelato come una persona di altissimo profilo, sia per la sua abnegazione al volontariato, sia per la sua umanità. E certamente questi sono segnali che vanno raccolti e comunque vanno commemorati proprio in virtù di quel ragionamento importante che rappresenta sia il volontariato come misura di ausilio alle attività di un'amministrazione, eccetera, eccetera, ma soprattutto come segnale chiaro di educazione verso le giovani generazioni, verso la popolazione in generale, che il senso civico è una delle prime cose a cui dobbiamo portare molta attenzione e soprattutto sulla quale dobbiamo contare per poter migliorare il nostro mondo.
Ed una notizia di sport internazionale con l'ATP Challenger di Roseto, tennis, e dello spagnolo Carlos Taberner, testa di serie numero uno del tabellone, ad aggiudicarsi il primo Challenger ATP di Roseto degli Abruzzi con il punteggio di 6-2, 6-3 contro il portoghese Nuno Borges. Una finale dominata dallo spagnolo che ora mette nel mirino anche il secondo Challenger rosetano, il cui tabellone principale partirà già da domani. Dispiace l'assenza di un italiano in finale, per certi versi annunciata, considerato il forfait in extremis dell'ascolano Stefano Travaglia e la prematura uscita di scena del serbo Milojevic per mano di Andrea Arnaboldi. Intanto ieri mattina sono partiti gli incontri del primo turno di qualificazione del secondo Challenger ATP di Roseto. Domani è previsto il derby italiano del primo turno tra Federico Gaio e Flavio Cobolli. Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati anche oggi con noi, ma continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito ondatv.tv. Buon pomeriggio a tutti.